anche il segretario provinciale della Lega e sindaco di Giulianova, Ivan Costantini. Un applauso all'onorevole Alberto Bagnai. E invito al mio fianco, così gli facciamo aprire subito i lavori, poi interverrò io in attesa dell'arrivo del segretario, il presidente Marsilio. Prego Alberto. Grazie Luigi, io non sapevo di aver meritato l'onore di aprire i lavori di fronte a una platea così, così nutrita e così vibrante di entusiasmo per la politica e per la buona politica, per la politica che ha saputo meritarselo, questo entusiasmo con la concretezza delle sue proposte, con la fedeltà al programma che si era data. Naturalmente la politica è fatta da uomini, gli uomini sbagliano, sono imperfetti, nessuno pretende di avere la verità in tasca, nessuno pretende di risolvere i problemi istantaneamente, ma credo che se siete qui è anche perché, guardando a dove eravamo 5 anni fa, non potete non riconoscere i progressi che in regione sono stati fatti, grazie anche alla proposta del centrodestra che ha saputo portare in consiglio regionale, in giunta, una squadra di persone competenti, dedite al loro territorio, integre, che hanno saputo traghettare la regione attraverso un periodo, una legislatura regionale che coincide, sfasata in un anno, con quella nazionale, che è stato un periodo veramente da incubo sotto diversi profili. Mi basta dire che la regione, come sapete, è l'organo amministrativo su cui incombe l'amministrazione della sanità pubblica e abbiamo attraversato la più grande pandemia, speriamo, del secolo. Bisogna andare indietro di più di un secolo per trovare un'altra simile, e ne siamo venuti fuori. Oggi io sono stato in giro per diverse località qua in provincia, ho visto tante aziende, tante belle realtà, e vi devo dire che quando si gira per questa nostra terra di Abruzzo si trovano delle realtà imprenditoriali. A me viene male quando poi in televisione sento colleghi economisti che sparlano della piccola e media impresa italiana, che sarebbe un fattore che appesantisce, che grava sulla nostra produttività. Le cose, purtroppo il dibattito accademico, il dibattito pubblico vive di un mondo che non esiste. Qui abbiamo delle realtà che sono di statura internazionale, spesso che esportano in tanti paesi in tutto il mondo, che sono dei centri di riferimento di eccellenza imprenditoriale per il paese e per l'Europa, e spesso basta poco per permettergli di sviluppare ulteriormente il loro potenziale. La principale carenza sulla quale ci stiamo concentrando, grazie anche all'impulso politico e amministrativo del presidente Marsilio, lo sappiamo qual è quella infrastrutturale. Tante realtà meravigliose dal punto di vista imprenditoriale in tutti i settori, nelle costruzioni, nella manifattura, nell'agricoltura, nelle filiere agricole di qualità, sono compresse nel loro potenziale per la mancanza di accessi rapidi ed efficienti ai mercati di sbocco, per la mancanza di infrastrutture, per la mancanza di strade, per la mancanza di accesso alle grandi reti autostradali, alle grandi reti anche di traffico marittimo, alle grandi reti ferroviarie. E questo è un impegno su cui, come sapete, in particolare il ministro Salvini, che poi interverrà, ha preso particolarmente a cuore, è un impegno che ha preso particolarmente a cuore e in cui ha trovato nel governatore Marsilio un partner attento che è in grado di rappresentargli le realtà del territorio. Sono molto molto contento in questa ultima settimana che ci aspetta di vedere una realtà che stranamente è contraria a quella che ci raccontano i giornali. Ce lo stavamo dicendo prima con Marco, posso darti il tuo, poi la gente scopre che ci conosciamo, ma avendo fatto un anno di Senato insieme magari ci sta che ci diamo il tuo. Ecco,
E si parla di un cos'è che dicono? Sì, che è stato sconfitto il pericolo del fascismo, l'onda nera si è arrestata, tutte queste pregnacce, queste diciamo così cose imprecise che sentiamo dire dai giornali sono smentite da sale come questa, dove non c'è nessuna onda che sia arrestata, c'è un entusiasmo e c'è una voglia di partecipare che sono fondamentali, e non c'è neanche nessun fascismo, perché il problema non è quello, il problema è che qui ci sono delle persone che sono stanche di confrontarsi con una controparte politica che invece di entrare nel merito dei problemi fa della delegittimazione dell'avversario con parole che appartengono al secolo scorso, sei un fascista, sei brutto, sei cattivo, con te non parlo, l'unico strumento di dialettica. Altri argomenti, questo è il problema, non ne hanno, questo è il punto purtroppo. Qua invece ci sono persone che hanno voglia di confrontarsi sui temi veri. E allora vi dico una cosa che penso sia banale e scontata, so che ne siete consapevoli e non voglio farvi la lezioncina, però c'è una regione nella quale si è votato poco tempo fa, ma ancora non si sono contati tutti i voti, non so se sapete come sta andando, quindi insomma diciamo che potrebbe essere una regione dalla quale ci viene una lezione. Ma sicuramente una lezione ci viene, e la lezione, visto che lì siamo sul filo di lana, è che ogni voto conta. Quindi il nostro entusiasmo deve essere quello che ci spinge a impegnarci, non ci spinge a restare a casa perché tanto abbiamo la vittoria in tasca. La vittoria non ce l'hai mai in tasca, e poi se anche l'avessimo in tasca, ma volete togliermi la soddisfazione, come dire, di metterci una croce sopra, sul simbolo naturalmente e sul nome del candidato presidente in cui vi riconoscete, o di mettere i nomi dei candidati consiglieri che ritenete che possano rappresentarvi meglio, questa soddisfazione non ve la dovete togliere, perché ogni singolo voto conta. Questo entusiasmo è rincuorante, mi fa molto ben sperare, mi rappresenta appunto, ancora una volta dico, una realtà diversa da quella dei giornali che oggi apprendiamo, insomma, da altre fonti, si dedicano durante il tempo libero a schedare i politici di destra. Questa sera sarà interessante, vi suggerisco questa sera una consultazione dei telegiornali per capire in che paese siamo. E perché faccio questa sottolineatura? Non so se avete seguito la vicenda che in questo momento sta occupando le cronache nazionali e che colpisce, chissà perché, tanti politici di centrodestra e pochissimi o quasi zero politici di centrosinistra. Ve lo dico perché il voto amministrativo naturalmente riguarda la sanità, riguarda le strade, riguarda l'edilizia scolastica, riguarda l'ambiente, la tutela delle coste, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il voto per il centrodestra riguarda anche una visione del mondo, un mondo più libero, un mondo con uno Stato meno opprimente e aggressivo e più cooperativo con i cittadini, un mondo che non va verso il capitalismo della sorveglianza, verso il dossieraggio, verso lo scrutare nelle vostre vite in modo invasivo, violando la vostra riservatezza, un mondo che non è il mondo che hanno in mente i progressisti, un mondo che è invece del controllo, il mondo del sussidio, il mondo delle aziende, il mondo degli obiettivi irraggiungibili e colpevolizzanti. Dobbiamo smettere di emettere entro l'anno X, dobbiamo smettere di avere motori diesel entro l'anno Y, e se non lo facciamo, e allora questa continua sfida, questi continui piani, a me sembrano un po' sovietici, io ve lo devo dire. Ecco, noi siamo per la libertà di impresa, la libertà dell'individuo, perché gli italiani sono adulti, meritano di essere liberi, di fare scelte libere, consapevoli, e di assumersi della responsabilità. E credo che voi siate qui perché vi riconoscete anche in questa idea, che non ha nulla a che fare con quello che ci viene rimproverato di essere così dei nostalgici di ideologie del secolo scorso. Anzi, al contrario, è proprio un anelito di libertà, di autodeterminazione, quello che ci spinge e quello che costituisce il nucleo della nostra proposta politica. Quindi io penso di avervi sottratto anche
fin troppo tempo, restituisco molto volentieri la parola a chi me l'ha data. Saluto ancora una volta l'amico Marco, cui auguro tutte le migliori fortune, ma insomma il vento è sempre propizio a chissà dove vuole andare, e appunto il centrodestra dove vuole andare lo sa, la sinistra non lo sa, deve cercare di capirlo e sta litigando per capirlo. Buona serata e buon proseguimento. Grazie Alberto, sul tavolo. Io sono particolarmente orgoglioso del lavoro che la Lega ha fatto al fianco del Presidente Marsilio in questi 5 anni. Cinque anni fa, quando abbiamo vinto le elezioni, avevamo ereditato una regione oggettivamente ferma, ormai priva di ogni forma di visione, di programmazione, di progettazione. Avevamo ereditato una regione che era ultima in tutte le classifiche in termini di qualità, di gradimento della macchina amministrativa, della capacità legislativa, dei servizi che venivano offerti agli abruzzesi, guidata da un centro-sinistra dilaniato al proprio interno, le ricorderete tutte le decine di crisi che riuscirono a coinvolgere il centro-sinistra quando governava la regione, e questo ingessò pesantemente la capacità dell'Abruzzo di poter correre verso il futuro. In questi 5 anni abbiamo sostanzialmente ricostruito una regione che funziona, con una grande capacità legislativa, una regione che ha assunto nuovamente una grande credibilità sul piano nazionale, europeo ed internazionale. Abbiamo risalito tutte le classifiche in termini di qualità e dei servizi da offrire, e soprattutto abbiamo mantenuto le promesse che avevamo fatto in campagna elettorale. Non vi sfuggirà che 5 anni fa, quando vincemmo le elezioni, il centro-sinistra si apprestava a chiudere alcuni presidi ospedalieri in questa regione, in ossequio ad una pianificazione di una sanità che non era assolutamente corrispondente alle esigenze degli abruzzesi. Noi non solo non abbiamo chiuso i presidi ospedalieri, ma abbiamo dato a questa regione una nuova rete sanitaria che mancava da 30 anni, ripensando l'offerta della sanità in questa regione in termini di servizi, di qualità, e cercando di riuscire a dare soddisfazione a ogni singolo territorio. Perché vedete, quando qualcuno a sinistra si riempie tanto la bocca, dice bisogna bloccare lo spopolamento nelle aree interne, nelle aree di montagna, ebbene lo spopolamento tu lo eviti e lo blocchi nel momento in cui in queste zone porti servizi, porti infrastrutture e porti sostanzialmente sviluppo e progresso. E il voler chiudere allora le presidi ospedalieri avrebbe non soltanto abbassato la sicurezza in termini sanitari per i cittadini abruzzesi di quelle aree dove venivano chiusi gli ospedali, ma avrebbe innescato evidentemente anche un processo di spopolamento che questa regione non si sarebbe potuta permettere. Abbiamo ridato a questa regione visione, strategia, abbiamo dato una legge urbanistica che mancava da 40 anni, pensate. Il centro-sinistra avrebbe voluto sviluppare quando governava, anche da un punto di vista della nuova pianificazione urbanistica della regione, quindi facendo sostanzialmente crescere i territori con una legge urbanistica che risaliva alla fine degli anni 70 e inizio anni 80, no? Mentre il mondo viaggia a 4.0, viaggia verso il futuro, noi avremmo dovuto praticamente pianificare il futuro dello sviluppo anche urbanistico di questa regione con una norma obsoleta, completamente fuori dalla storia. E in questi 5 anni si è raggiunto anche questo importante e strategico obiettivo. E poi il grande tema dell'agricoltura. Quando abbiamo vinto le elezioni, pensate, rischiavamo di dover rimandare indietro milioni di euro di fondi comunitari, perché l'allora centro-sinistra non ebbe assolutamente la capacità di fare bandi e di riuscire a distribuire in base a quelle che erano le esigenze delle nostre aziende agricole su ogni singolo territorio, su ogni singola provincia della nostra regione i fondi per dare forza, sostanza, sostegno e capacità di crescita alle nostre aziende. E abbiamo invertito anche questo processo, non abbiamo perso un centesimo, siamo la regione che è riuscita a spendere il 100% dei fondi comunitari, rimettendo veramente al centro in questi 5 anni l'agricoltura, che è
una delle colonne portanti da un punto di vista economico, occupazionale e in termini di progressivo e continuo sviluppo dell'economia della nostra regione. E vogliamo fare ancora qualcosa di più. Ci siamo confrontati nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, con il presidente Marsilio per cercare di dare quella forza necessaria per far completare uno sviluppo che comunque è partito in questi 5 anni e che è assolutamente riconducibile proprio alle aree interne, alle aree e alle aree di montagna. Del resto l'Abruzzo è la regione non soltanto dei parchi, non soltanto delle bellezze artistiche, architettoniche, paesaggistiche, non seconde a nessun'altra regione del nostro paese, ma è anche la regione dalle mille tipicità, dalle mille qualità per quanto riguarda i nostri prodotti agroalimentari, enogastronomici. L'Abruzzo ha dei prodotti di altissima qualità, ha la capacità storica di aver saputo trasformare questi prodotti in piatti eccezionali, ineguagliabili, che sono dei veri e propri punti di riferimento della cucina italiana e mondiale. Abbiamo prodotti che ci invidiano e ci cercano da tutto il mondo e quindi dobbiamo fare questo ulteriore passo in avanti. Vi do un dato: il 17% dei turisti decide, quando vuole andare a passare uno o più giorni di vacanza, di scegliere un determinato posto piuttosto che un altro dove passare i giorni di vacanza esclusivamente per quello che in quel posto che decidono di andare, dove recarsi, viene prodotto in termini enogastronomici o in termini di prodotti della terra. Quindi 17 persone su 100 decidono di andare esattamente in un determinato posto o comune per quello che lì viene prodotto. E quindi capite bene quanto oggi l'agricoltura per una regione come la nostra diventa assolutamente centrale per sviluppare non soltanto l'agricoltura, non soltanto l'enogastronomia della nostra regione, ma diventa la realtà agricola assolutamente centrale per sviluppare una politica del turismo, della qualità, del benessere della nostra regione, del nostro ambiente. E per fare questo dobbiamo trovare quella sintesi perfetta nel saper lavorare insieme la realtà che i nostri posti ci regalano. Pensiamo alle mille bellezze della nostra regione, dalla montagna al mare, dalla costa alle colline, alla altissima qualità della nostra agricoltura, e a tutto questo dobbiamo aggiungere una grande pianificazione di interventi infrastrutturali per tutta la regione, in maniera particolare per le aree interne e per le aree di montagna. Collegare meglio costa e interno dà la possibilità di avere una regione più forte. Collegare l'Abruzzo, come stiamo facendo da 5 anni a questa parte, con le grandi infrastrutture nazionali darà la possibilità a questa regione di poter continuare a crescere, perché far muovere più velocemente a costi minori gli abruzzesi, ma soprattutto far muovere più velocemente a costi minori i turisti, diventa evidentemente il segreto per crescere anche da un punto di vista economico ed occupazionale. Terzo punto, che è un po' la grande sfida che abbiamo avanti nei prossimi 5 anni, quello di realizzare una logistica che possa far muovere le nostre merci, i nostri prodotti agroalimentari, i nostri prodotti che vengono realizzati dalle nostre fabbriche, dal nostro commercio, dalle nostre industrie, con costi minori. Oggi la logistica è assolutamente importante perché rappresenta uno dei costi aggiuntivi per le nostre aziende, e le nostre aziende non saranno mai veramente concorrenziali con le altre di altre regioni che hanno già centri di logistica che funzionano in maniera migliore e diversa. Quindi questa è la grande sfida che abbiamo e sulla quale stiamo lavorando e sulla quale abbiamo gettato basi importanti, e per questo diventa assolutamente strategico sviluppare questo ragionamento con il governo italiano, con il ministro ai trasporti e alle infrastrutture. Io lo dico sempre, abbiamo oggi questa grande possibilità, abbiamo oggi questa grande fortuna di avere Matteo Salvini come
ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e Matteo Salvini conosce l'Abruzzo, lo conosce in tutti i suoi angoli, perché da 9 anni in maniera assolutamente continua viene in Abruzzo, incontra imprenditori, incontra gli ordini, le associazioni, le categorie, ragioniamo con il tessuto economico, sociale, che è il terzo settore di questa regione, e sappiamo esattamente quali sono le potenzialità, quali sono oggi le problematiche, ma abbiamo soprattutto oggi la certezza di poter agire in maniera ancora più determinante rispetto al recente passato. E poi consentitemi di fare anche una riflessione politica. Abbiamo avuto una maggioranza di centrodestra guidata dal presidente Marsilio, forte, che ha preso di petto ogni singolo problema che avevamo ereditato, ma soprattutto abbiamo dimostrato di avere una grandissima capacità nel saper gestire anche una delle drammatiche emergenze, forse una delle più drammatiche emergenze degli ultimi anni, quella del Covid. Io credo che la regione Abruzzo sia stata veramente una regione modello in termini di gestione della pandemia rispetto anche ad altre regioni che magari hanno avuto più difficoltà nel sapersi organizzare. Questa è una medaglia della quale ci dobbiamo evidentemente fregiare. E una coalizione che è sempre rimasta coesa, una coalizione che ha dimostrato un atteggiamento di grande responsabilità, una politica fatta di tanta concretezza, di poche chiacchiere e soprattutto di grande stabilità. Ma voi ve lo immaginate una coalizione di centrosinistra governare questa regione, dove al proprio interno tu vai dalla Schlein a Calenda, a Renzi, a Conte, che vengono qui a recitare la parte dei fratellini e degli amici che vanno sotto il braccio, e poi vi sentiamo fare affermazioni sui telegiornali nazionali dove Conte smentisce la presenza di Italia Viva all'interno della coalizione in Abruzzo, e invece Italia Viva c'è, e dice no, Italia Viva non c'è, e quello di Italia Viva si incazza e dice no, ci sono. E succede con Calenda, succede con una sorta di marmellata che vi porterebbe indietro di 40 anni la storia politica di questa regione. Evidentemente questo è un discorso che l'Abruzzo non merita e non potrebbe assolutamente tra l'altro verificarsi, perché, e vado a conclusione per poi passare la parola al presidente Marsilio, credo che l'intera coalizione di centrodestra, come dicevo, ha dato prova di grande maturità, e soprattutto noi abbiamo una strategia e una pianificazione anche per i prossimi 5 anni, per portare questa regione verso il futuro e per dare la possibilità all'Abruzzo di potersela battere con regioni storicamente più blasonate delle nostre. Abbiamo tutte le potenzialità e non possiamo perdere evidentemente questa possibilità e questa opportunità. Sarebbe un errore che gli abruzzesi non ci perdonerebbero. Ma al pari di questo, io credo che anche le nostre liste siano composte con persone che hanno già dimostrato di saper amministrare bene questa regione. E ve lo dico da segretario regionale della Lega, io sono orgoglioso non soltanto del lavoro che hanno fatto le donne e gli uomini della Lega in questi 5 anni in giunta e in consiglio regionale, ai quali vorrei tributare un applauso per l'impegno, lo sforzo, la passione, la dedizione, l'equilibrio, la trasparenza, la pulizia con la quale hanno lavorato in questi 5 anni. Ma sono ancora più orgoglioso della composizione delle 4 liste provinciali che come Lega siamo riusciti a fare. 29 persone che rispondono tutte e 29 delle caratteristiche precise. La prima, quella della coerenza, che io reputo uno dei valori inderogabili, imprescindibili per chiunque voglia fare politica. E 29 donne, 29 uomini che non tradiranno mai il voto che gli abruzzesi andranno loro a conferire il 10 di marzo. La seconda e terza caratteristica, che io reputo ancora, anzi, parimenti importanti alla prima, quella della preparazione politica
è quella della preparazione professionale o lavorativa, o meglio ancora, la somma tra preparazione politica, professionale e lavorativa. È terminato il tempo di mandare in regione persone che non hanno la preparazione giusta per svolgere il ruolo di legislatori. Ma ricordiamocelo sempre che i consiglieri regionali sono coloro i quali votano leggi, scrivono leggi. È terminato quell'antipatico, insopportabile ritornello dell'antipolitica. Qui, nella storia recente, in questa regione abbiamo mandato a fare i consiglieri regionali, soggetti che per 5 anni o per 10 anni non hanno mai preso una volta la parola in consiglio regionale, in commissione, che non hanno mai firmato una legge, che non sapevano scrivere un emendamento, che non distinguevano una mozione da un ordine del giorno. Per avere la certezza di correre verso un'amministrazione vera e un altrettanto e certo futuro, dobbiamo avere la certezza di mandare nei posti chiave, nella massima assise regionale, le migliori persone possibili in termini di preparazione, di efficienza e di competenza. Persone che dal giorno dopo, in cui vinceremo le elezioni, sapranno esattamente quello che devono fare, come lo devono fare, e in ossequio degli impegni che sono stati presi sui territori e in ossequio degli impegni che sono stati presi in nome del partito che li esprimono. E io sono veramente orgoglioso di aver, insieme alla nostra classe dirigente, composto 4 liste di 29 persone assolutamente rispondenti a queste caratteristiche e a questo livello. Ed è a loro che farei l'ultimo applauso prima di passare la parola al presidente Marco Marsilio, che invito a salire sul palco, e accogliamolo con un applauso il presidente che ha guidato in questi 5 anni la regione, che ha guidato la coalizione di centrodestra e che chiaramente guida la grande famiglia del centrodestra anche in questa competizione elettorale verso una corsa irrefrenabile per la conferma ad un secondo mandato. Marco Marsilio. Grazie Luigi. Grazie anche per aver fatto tu il racconto di questi 5 anni, dell'Abruzzo che abbiamo ereditato, di quello che troviamo oggi, anche perché mi aiuta che è da stamattina, comincio dietro l'altro, quindi posso accorciare. Ma è bello così, siamo allenati questa mattina, sale piene a Pescara, poi a Termo, poi la cosa più bella, insomma, questa è stata una delle giornate più belle della campagna elettorale, perché a Isola del Gran Sasso c'era il raduno degli alpini di tutto l'Abruzzo, un popolo meraviglioso, un'associazione meravigliosa, ho passato il pranzo con loro, siamo stati benissimo, incontriamo gente autentica, tanto affetto, quello che continuo a sentire anche dentro questa sala, e presto dovrò andare a trovare altri amici. Non dobbiamo fermarci oggi nell'andare a cercare tutti, nel parlare con tutti, nel raccogliere e incoraggiare l'uno con l'altro per questa vittoria finale. Non dobbiamo fermare l'Abruzzo. Noi dobbiamo avere chiaro che cosa può accadere al contrario. E io voglio partire da un dato. Questa provincia è una provincia che ha una particolare vocazione turistica, con le sue spiagge, con la sua meravigliosa montagna, il versante della mano del Gran Sasso è quello sicuramente più scenografico e spettacolare. I panorami, le cartoline che offre sono impareggiabili. È un territorio particolarmente vocato a una disciplina, a uno sport, a una pratica che oggi è anche diventato in tutto il mondo il vettore principale del turismo, cioè il ciclismo. Non a caso qui ogni anno la Tirreno Adriatico corre e fa le sue tappe, i suoi arrivi, le sue partenze prima di concludersi nelle Marche, e noi riportiamo quest'anno anche il Giro d'Italia con l'arrivo a Prati di Tivo, facendo riscoprire all'Italia e al mondo
una località turistica che purtroppo la mala gestione della provincia di Teramo negli anni passati, l'abbandono i problemi nella gestione della funivia hanno provocato e prodotto negli anni un declino che la bellezza di quel luogo non mette. Noi abbiamo voluto investire sul Giro d'Italia e sull'arrivo a Prati di Divo perché potesse essere anche un'altra occasione di rinascita, una spinta agli imprenditori che ci sono e che stanno investendo su alberghi, sulla ricostruzione e la ristrutturazione degli alberghi esistenti, o addirittura, come succede con un architetto di fama internazionale come Steve Hall, nella realizzazione di un progetto molto molto avveniristico e di un investimento molto importante. Perché racconto questo? E nei prossimi giorni sarò a Giulianova con il sindaco all'arrivo di una delle tappe appunto della Tirreno Adriatico. E bene fa il sindaco di una grande città a investire anche le risorse proprie insieme alla regione perché certi eventi possano accadere, perché quel giorno giovedì ci saranno 175 televisioni collegate che vedranno Giulianova, vedranno il nostro mare, vedranno la nostra montagna, perché vedranno tutta la tappa, e ancora di più saranno quando ci sarà il Giro d'Italia. Questi eventi sono organizzati dal primo gruppo editoriale nazionale, il Corriere della Sera, il solito Corriere della Sera, che edita la Gazzetta dello Sport, che è la Corsa Rosa, si chiama Rosa proprio per anche l'assonanza con quel giornale che viene stampato su quelle pagine colorate di rosa. Una delle dichiarazioni più solenni che abbiamo sentito dai nostri avversari è: se vinciamo, togliamo i fondi al Napoli Calcio, al ritiro del Napoli, a RCS, cioè al Giro d'Italia, alla Tirreno Adriatico, e a quello che loro chiamano nella loro bieca ignoranza il Festival dei Cartoni Animati, che niente altro è se non Cartoons of the Day, cioè una delle mostre mercato del cinema transmediale, cartoni animati, cinema di animazione, cinema di fantasia, che è l'ossatura della cinematografia mondiale, cioè film che per girarli, Batman, Signore degli Anelli, costa qualche miliardo di dollari o qualche centinaio di milioni di dollari per produrli. Potete immaginare che dove si producono lasciano un'impronta economica pesantissima, e quando un luogo ospita una produzione cinematografica viene visto in tutto il mondo e diventa un'attrazione turistica. Bene, questi ignoranti, questa fiera viene gestita non dall'amico mio, amichetto trovato dietro, ma dalla RAI, cioè la principale azienda pubblica, la prima in Europa per contenuti, come di azienda di produzione culturale e artistica e di intrattenimento e di informazione. Noi abbiamo portato in Abruzzo questo, abbiamo portato la RAI che sceglie l'Abruzzo, Pescara e l'Aquila come sedi di Cartoons of the Day. Abbiamo portato RCS che ha ormai deciso e scelto che l'Abruzzo è un luogo ineliminabile del proprio circuito di gare e di eventi sportivi, perché durante la Tirreno Adriatica vi posso anticipare che RCS annuncerà che, avendo rinunciato la Sicilia a organizzare il proprio giro, qui si farà ad aprile anche il Giro dell'Abruzzo, 4 tappe, un giro ciclistico, una sorta di mini Giro d'Italia, corso tutto dentro l'Abruzzo in 4 tappe ad aprile, un altro evento. Poi ci sarà il Giro Donne. Il Giro Donne attraverserà l'Abruzzo, dalle Marche, passerà per la provincia di Teramo, arriverà in quella di Chieti, ripartirà da Pescara, terminerà all'Aquila, sarà all'Aquila, verrà celebrata la vincitrice del Giro Donne. Quest'anno faremo il Mondiale di Sport Rotellistici, Tortoreto sarà una delle sedi di questa disciplina che i giovanissimi, li vedete con gli skateboard, con queste pattini a rotelle, insomma è una disciplina che tra i ragazzini è ormai più popolare del calcio a momenti, e che viene vista anche qui da centinaia di milioni di persone. 12.000 sono solo gli atleti e del personale atteso a seguire questi mondiali che avverranno in 6 città abruzzesi. Abbiamo portato con il Sole 24 Ore, non l'ultimo quotidiano d'Italia, ma il principale quotidiano economico italiano,
a svolgere l'Abruzzo Economy Summit, un momento di confronto, sembra una Chernobyl in miniatura. Lo facciamo in Abruzzo. Con chi parliamo quando parliamo di economia? Con il rettore amico dell'amichetto? No, ma per carità, abbiamo prestigiosi rettori e professori di economia in Abruzzo e non avevamo bisogno che ce lo presentasse Luciano D'Alfonso, quello che secondo lui era il rettore giusto, quello che quando ha fatto il rettore a Teramo ha perso un quarto degli studenti iscritti a Teramo, poi per dirla tutta, no? Quello che ha laureato, li vogliono tutti bene, negli anni in cui faceva il rettore l'Università di Teramo ha perso un quarto degli studenti, questo tanto per capire che chi ha perso 43 milioni su 48 che gli abbiamo messo in mano per fare il restauro del manicomio di Teramo, oltre che la realizzazione della facoltà di veterinaria. Queste sono le capacità amministrative tanto decantate ai fatti, sono queste qui. Abbiamo realizzato, quindi all'Abruzzo Economy Summit sono venute personalità, ve ne cito solo una per darvi la dimensione di che cosa abbiamo fatto e di come abbiamo trasformato l'Abruzzo, di quale scenario è stato protagonista l'Abruzzo. Edward Luttwak, cioè uno che fa la geopolitica e l'economia mondiale da qualche decennio, da generazioni, uno dei più ascoltati personalità di tutto il mondo. Abbiamo realizzato un'altra serie di eventi che, per parlare della sostenibilità, dell'ambiente, della terra che sarà, infatti lo abbiamo chiamato Terra, anche qui con tutte le principali aziende nazionali e multinazionali che si occupano di energia, di idrogeno, di motori elettrici, di compatibilità ambientale, industriale. Insomma, abbiamo fatto dell'Abruzzo un luogo che finalmente alza la testa, abbiamo presentato anche la nostra tradizione culturale in queste ore. In alcuni appuntamenti di questa giornata mi ha onorato della sua amicizia, della sua presenza e anche del suo esplicito sostegno il maestro Enrico Melozzi, quello che tutti conoscete perché è un nostro conterraneo, ma molti chi non lo conosce lo vede a Sanremo, è quello che orchestrava i Maneskin quando hanno vinto, anche quest'anno è stato a Sanremo a orchestrare, e che peraltro non è vicino alla nostra cultura politica assolutamente, ma siamo ancora più orgogliosi del fatto che ci sostiene, perché è uno che ci dice: ho trovato un presidente della regione che mi ha permesso di sviluppare progetti importanti, ha orchestrato, diretto, inventato sul nostro impulso e su nostra richiesta quella notte dei serpenti che per la prima volta ha trasmesso all'Italia intera 1 milione di spettatori su Rai 1, oltre ai 10.000 presenti a parlare a Pescara. Quest'anno la faremo anche in provincia di Teramo, una edizione, e ha dato per la prima volta lustro, prestigio, visibilità, dignità alla nostra tradizione culturale, dialettale, alla musica popolare, alle nostre danze. Questo è quello che abbiamo fatto per l'Abruzzo. Noi non vogliamo riconsegnare l'Abruzzo e salutiamo Matteo Salvini. Stavo concludendo dicendo questo: noi non abbiamo nessuna nostalgia, io credo che nessun abruzzese abbia nostalgia dell'Abruzzo rassegnato, depresso, ultimo in classifica, fuori dai circuiti, fuori dai collegamenti, fuori dalle connessioni, fuori dalle infrastrutture di mobilità, ne parlerà il nostro ministro e vicepresidente del Consiglio, di quello che stiamo facendo per strade, autostrade, qui in particolare Matteo c'è di riaprire il tema della terza corsia dell'A14. E io voglio concludere raccontando di questo aneddoto, perché io mi diedi da fare negli anni precedenti, durante il mio mandato, quando c'era ancora il governo Conte e poi Draghi, per prendere le regioni della
costa adriatica centro-meridionale, dalle Marche fino alla Puglia, passando per l'Abruzzo e il Molise, mettendo insieme regioni che hanno anche orientamento politico diverso, ma abbiamo fatto una sorta di sindacato di territorio per presentare al governo delle richieste congiunte su area vasta, non andando ognuno a mendicare un pezzettino, ma cercando di portare delle richieste sistematiche che avevano come obiettivo quello di colmare il deficit di infrastrutture che nell'Italia meridionale, che guarda all'Adriatico, è il punto più debole e più fragile dell'Italia, perché unisce alla tradizionale distanza e gap che c'è tra nord e sud della questione meridionale anche la distanza e la differenza che c'è tra la costa tirrenica, dove corre l'alta velocità, le autostrade sono a tre corsie e così via, alla costa adriatica, dove invece le tre corsie si fermano a Porto Sant'Elpidio, l'alta velocità non esiste e peraltro per arrivare fino a Bari c'è ancora quel pezzettino col Fratino, tu conoscerai l'argomento per fare il raddoppio della ferrovia. Noi abbiamo aperto questo dossier con il governo all'epoca e tra queste questioni c'era appunto la richiesta della terza corsia della 14. Quando durante il ministero di Paola De Micheli succede che Autostrade per l'Italia presenta il suo contratto, il programma quinquennale di investimenti e di attività, non troviamo niente sulla terza corsia. A nome di questo sindacato di territorio, di queste quattro regioni, protesto, finisce sulla stampa, il ministro la sera stessa si preoccupa di smentire, di dire no, guardate che ci sta, in realtà chiamò Aspi per dire fatemi un comunicato stampa per dire che la terza corsia la mettete, la progettate, ne parliamo. Bene, noi che siamo persone che sono abituate, come dire, alla leale collaborazione istituzionale, così dice la Costituzione, prendiamo per buono quello che dice il ministro. In realtà, quando arriva il governo attuale con Matteo Salvini ministro, il viceministro Bignami viene all'Aquila, convochiamo Aspi per dire a che punto sta la progettazione della terza corsia, e i dirigenti di Aspi, Matteo, ci raccontano che la ministra quella sera gli telefonò per chiedergli un comunicato rassicurante che spegnesse la polemica, annunciando che poi avrebbe formalizzato una richiesta ufficiale di inserimento della terza corsia nel programma, che non è mai partita, una lettera che non è mai arrivata. Noi oggi possiamo misurare la differenza tra un ministro fanfarone, una fanfarona che raccontava bugie, che poi qua l'avete conosciuta anche come commissario della ricostruzione, possiamo ricordare in che condizioni stava la ricostruzione affidata a questa persona che ha applicato alla ricostruzione dell'Abruzzo il metodo emiliano romagnolo, cioè confondendo i capannoni industriali del Grana Padano con le case dei centri storici dei nostri borghi. Il risultato è fermo, abbiamo dovuto sbloccare anche quello. Quindi la mentre la De Micheli era la fanfarona che telefona ad Aspi per dire fammi la cortesia, di a Marsilio che si sta calmo, che tanto che la faremo, eccetera, eccetera, e non lo fa, perché non ha intenzione di farlo, con un ministro che l'altro giorno ha portato in CITES insieme a Fitto e a Meloni il rifinanziamento della ferrovia Roma-Pescara, una delle opere infrastrutturali più importanti per l'Abruzzo, che garantirà un salto di qualità enorme nelle connessioni della nostra regione con la capitale della Repubblica e la ricucitura dell'Italia dal sud al nord, perché noi siamo esattamente in mezzo e l'assenza di un collegamento forte e di un'infrastruttura capace a questa altezza è un problema anche nazionale, non soltanto regionale. Questa è la differenza, questo significa avere una filiera, non significa avere l'amico con cui parlare che ti privilegia perché sei amico, che sono la maniera stupida e irresponsabile con cui i nostri avversari oggi dipingono e cercano di sminuire il valore di questo rapporto e di questa collaborazione. La filiera funziona non soltanto perché siamo dello stesso partito, dello stesso orientamento e così via, perché siamo amici e ci vogliamo bene, ci frequentiamo da anni e Matteo Salvini ha girato in lungo e largo l'Abruzzo e se ne siamo tutti i testimoni. La filiera funziona perché siamo delle persone serie, che mantengono gli impegni, che fanno quello che dicono, che se una cosa non si può fare dicono no,
ma quando dicono sì si rimboccano le maniche e portano a casa il risultato. Questa è la differenza, la apprezzeranno gli abruzzesi. Sono certo che domenica notte, Matteo, non vi faremo fare l'alba. Andiamo a dormire, andiamo alla casa, tutto questo, e noi vinceremo anche questa partita. Grazie. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Ed ora, Matteo, qui c'è la tua gente, c'è la nostra gente, le persone che da anni ormai sostengono il nostro e il tuo progetto politico. E sono le persone che ancora una volta daranno la possibilità alla Lega di fare un grandissimo risultato anche a queste elezioni regionali e daranno la possibilità alla Lega di essere ancora una volta la forza determinante del centrodestra, la forza della politica, della concretezza, dell'equilibrio, della stabilità e soprattutto dalla grande visione e strategia. E tutto questo è possibile per il lavoro che è stato fatto dalla nostra classe dirigente, dai nostri eletti, dai nostri amministratori, dai nostri sindaci, ma soprattutto dallo sforzo, dall'impegno di un uomo, Matteo Salvini. Grazie. Grazie innanzitutto, oggi, ieri e oggi, un weekend bello di ascolto. Tra ieri nell'Aquilano e oggi nel Teramano ho incontrato e ascoltato una ventina di sindaci di tutti i colori politici, perché un ministro che si occupa di strade, ferrovie, porti, dighe, case, caserme, se ha coscienza non ascolta solo gli amici. Se c'è bisogno di una strada in questa zona non c'è una strada di destra, di sinistra, e questo ci differenzia, perché pensate un po' che anche sulle infrastrutture in Parlamento c'è la sinistra che fa di tutto per non farle fare e per bloccarle, come se ci fossero ponti di destra o ponti di sinistra, ferrovie di destra o ferrovie di sinistra. Stamattina ho cominciato appunto in provincia di Teramo, Montorio, ho incontrato due che erano sindaci degli anni 90, inizio anni 90, il sindaco di oggi, perché da più di 30 anni, anzi 35 anni, quella comunità chiede un'uscita autostradale lì per inquinare di meno e perdere meno tempo e meno denaro. Ho l'orgoglio, dopo 35 anni, di aver potuto prendere l'impegno, ma non perché si vota fra una settimana, perché poi le bugie hanno le gambe corte. Se io vengo a Montorio una settimana prima del voto, prendo un impegno e dopo tre mesi, chi si è visto, la faccia è una e io non voglio rimetterci la faccia. Ebbene, la soddisfazione di vedere quei due sindaci, uno dei quali era vicino ai 90 anni, quasi commossi, perché dopo 35 anni c'è l'impegno di ANAS, del ministro, del ministero, ad aprire i cantieri entro l'estate e ad aprire il casello entro il prossimo inverno. Questo, ed è una bella domenica. Ed è una bella domenica. E poi abbiamo incontrato tanti altri imprenditori, agricoltori, ieri nell'Aquilano. Non voglio farla lunga perché è domenica sera e quindi la domenica sera si affaccia al lunedì e come cantava Vasco Rossi, io odio il lunedì, perché ovviamente dopo il lunedì c'è il martedì, quindi qua c'è gente che ha il brutto vizio, secondo me in tanti di voi avete quel brutto vizio, quel brutto difetto di andare a lavorare. Pensate che questa è roba all'antica. Pensa quant'è più figa e comoda la vita vista da sinistra dai 5 Stelle, ti pago per non andare a lavorare. Altra roba. Piccolo problema, chi è che paga le pensioni e gli ospedali se la gente viene pagata per non produrre e non andare a lavorare? Oggi ho incontrato tanti imprenditori. Io ringrazio Dio che in Abruzzo ci siano imprenditori che sono la spina dorsale di questo paese, che creano lavoro, che creano impresa, che danno opportunità. E quindi anch'io domani mattina parto presto, sono a Genova, poi ad Alessandria, poi a Torino e poi a Milano. Insomma, anche domani non mi annoio, però è bello fare il ministro dei lavori pubblici, perché puoi toccare con mano le cose che fai.
un anno e mezzo, no, neanche un anno e mezzo fa, 16 mesi fa, arrivato al ministero, ho trovato centinaia di opere ferme. È bello perché non il ministro, il ministro ha la guida di una squadra di ingegneri, di architetti, di tecnici, di avvocati, di commercialisti. Puoi guardare sulla cartina geografica Italia, sulla cartina geografica d'Abruzzo, quello che non è stato fatto e iniziare a programmarlo. Certo, non è che in 16 mesi recuperi 30 anni, però in 16 mesi sulla ferrovia, i sindaci adesso mi hanno presentato, il presidente della provincia, il progetto di Pedemontana. Certo, poi Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, ho chiesto quanto costa, 400 milioni. Facciamo una raccolta fondi, diciamo, no, però ha senso. Ovviamente io non posso in ogni contesto andare a dire sì, perché poi c'è il bilancio, però sono contento perché progetti come questi che aspettano da 5, 10, 15, 20, 30 anni, 50, 50, 60, vediamo chi offre di più, però io me li porto in ANAS, al Ministero, a Porta Pia, e stiamo... E poi ragioniamo, ovviamente magari non tutto e subito, ma però i primi stralci, i primi lotti, i primi segnali, le prime ruspe, i primi cantieri, i primi operai, anche perché l'Abruzzo è una terra straordinaria, però nei decenni passati diciamo che da Roma probabilmente non era la priorità, perché guardando la rete ferroviaria e la rete autostradale, io sono arrivato al Ministero e c'avevo il casino della A24, A25, ricorsi, concessione... strappata, 2 miliardi di risarcimento danni, niente manutenzioni, sindaci incazzati. Dopo un anno abbiamo ristabilito un po' di ordine, la concessione è stata riassegnata, si investe di più in manutenzione rispetto a quello che era programmato e soprattutto è l'unica autostrada d'Italia, e su questo ci abbiamo messo la faccia e siamo arrivati da dove volevamo, che per 7 anni non avrà neanche un centesimo di euro di aumento del pedaggio. E non succede in nessun'altra parte d'Italia, però insomma, siccome qua c'erano stati disagi, era giusto che non fossero sempre i cittadini a pagare questi disagi. Non la faccio lunga perché prima di me ha parlato l'amico Alberto Magnai, ha parlato Luigi, ha parlato il governatore Marsiglio. Qua c'è una squadra compatta, squadra che vince non si cambia. Io ho visto che la sinistra chiuderà la campagna di Tarani in Abruzzo col governatore della Sardegna. Per carità di Dio, è il bello della democrazia. Però non penso che a uno di Teramo serva capire da uno di Cagliari come deve stare al mondo e come deve votare, ma neanche da uno di Milano. Io infatti non vengo lì. Io penso che gli abruzzesi siano gente sveglia, tosta, caparbia, determinata. L'Abruzzo del 2024 sta un pochino meglio rispetto all'Abruzzo del 2019, passando attraverso il Covid, le guerre, il caro energia, la crisi della benzina, insomma di tutti i colori, però stando ai numeri ci sono posti di lavoro in più, ci sono turisti in più, ci sono aziende in più, ci sono fabbriche in più, e quindi diciamo che chi ha lavorato in questi 5 anni, pur fra mille difficoltà, anche grazie ai cittadini abruzzesi, perché non tutto dipende solo dalla politica, se la politica fosse geniale, poi però a livello... il tessuto sociale ci sono dei problemi, invece l'Abruzzo di oggi è un Abruzzo più forte rispetto a qualche anno fa. Pensiamo anche ai lavori della ricostruzione post terremoto, alle tante chiacchiere di chi ha girato per l'Abruzzo negli anni passati, e poi ci sono ancora situazioni in assoluto degrado. Io voglio fare due riflessioni e poi non la faccio lunga perché è ora di cena per tutti, che vanno oltre la provincia di Teramo. Domenica 10 marzo chi sceglie la Lega fa una scelta chiara, non solo sulle strade o sulla politica regionale, che ci differenzia dalla sinistra. E quindi siamo in democrazia, io non dico che noi siamo meglio degli altri, e non dico votate noi perché se vince la sinistra arrivano i carri armati sovietici, sbarcano gli alieni, le cavallette, no, non, io dico scegliete noi perché noi vogliamo fare questo, questo e quest'altro, e rispetto alla sinistra la pensiamo in maniera diversa su alcuni punti importanti. E sto alla cronaca dei telegiornali di questi ultimi giorni. Per quello che mi riguarda non si possono mai mettere in discussione le forze dell'ordine. Polizia e carabinieri non possono essere messi in contatto. Il nostro diviso va rispettato. Va rispettato. No. Poi, su centinaia di migliaia di donne e uomini in divisa ci può essere qualcuno che sbaglia? Sì.
qua dentro ci saranno medici, insegnanti, commesse, infermiere, avvocati. Può un lavoratore sbagliare nel suo lavoro? Sì, non lo fa apposta. Evidentemente se sei il barista, la commessa, l'insegnante o l'avvocato sbagliano, non lo fanno apposta, però faranno tesoro dell'errore per non ricommetterlo. Ecco, ci può che fra 100, 200, 300 mila donne e uomini delle forze dell'ordine qualcuno sbagli, e però la volta dopo vedrà di sbagliare di meno. Mettere in discussione la sicurezza del nostro paese per buttarla in politica non è serio. E soprattutto, quante manifestazioni ho fatto da studente? Decine. Io ho fatto la tessera della Lega che andavo in seconda liceo classico, quindi ero in quarta superiore, era il 1990. Ha voglia che di manifestazioni della Lega ne ho fatti cortei, gazebo, fiaccolate, presidi, marce, raccolte firme. Un poliziotto mi ha mai manganellato? No. Perché se vai in piazza portando rispetto, non corri nessun problema. Se vai in piazza danneggiando auto, danneggiando negozi, sputando in faccia un poliziotto o spingendo un carabiniere, non sei una persona per bene. Non sei una persona per bene. Ma questo vale per la scuola. Io sono orgoglioso che in questo anno e poco più di governo il ministro della scuola, il professor Beppe Valditara, scelto dalla Lega, al di là del rinnovo del contratto degli insegnanti, delle assunzioni, insegnanti di sostegno per gli alunni disabili, eccetera, 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 ha fatto approvare una legge che costa zero, perché a volte anche cose che costano zero possono fare la differenza, però per legge adesso lo Stato sarà legalmente a fianco degli insegnanti che vengono aggrediti in classe dagli studenti o dai genitori degli studenti, perché non se ne può più. Perché non è normale. Ormai c'è la cronaca, ed è incredibile, ma lo dico, io ho due figli, molti di voi avranno figli e nipoti, ma quando andavo alle medie io, perché ormai non è che succeda ai ventenni, sono ragazzini di 12 anni che mettono le mani addosso alla professoressa, ma che mondo è, ormai è una cronaca quotidiana. E ripeto, io ho due figli, ci deve essere qualcosa che non funziona a monte. Però perché quando facevo le medie io e quando ho fatto le superiori io, quindi 35-40 anni fa, ma penso anche a molti di voi, non solo non sarebbe mai passato per l'anticamera del mio cervello mettere le mani addosso all'insegnante, ma neanche polemizzare, neanche alzare la voce. Se prendo la nota, zitto, in cassa, porta a casa, anzi fai il giro lungo prima di tornare a casa, perché mio padre si incazza. E se adesso invece quello che arriva con la pistola scacciacani in classe e prende a pistolettate con i pallini di gomma l'insegnante col cretino di fianco che la riprende e la mette su TikTok esaltandosi, lo fa perché? Perché sa che se torna a casa non c'è il padre che gli dà due schiaffoni, ma c'è il padre che gli dice: oh, povero figlio mio, madre Teresa di Calcutta, colpa dell'insegnante, colpa del preside, come si sono permessi di dare una nota a mio figlio. Ma vale anche per i giudizi, per i voti. Ho visto che il PD è riuscito a fare polemica e ha fatto la raccolta di firma dei registi, sono quelli che per mestiere fanno le firme, e quindi c'è stato l'appello degli intellettuali di sinistra contro i voti a scuola, e quindi per dare un giudizio più articolato. Io mi ricordo la pagella di mia figlia l'anno scorso, mi ricordavo le mie di pagelle, una pagina, e in una pagina capisci se uno ha studiato tanto, ha studiato un pochino, ha studiato zero, può fare di più perché ci sono i voti, ci sono i numeri, ci sono i giudizi. Io alle medie avevo insufficiente, gravemente insufficiente, buono, discreto, distinto, non mi sono sentito frustrato. Adesso io ho letto la pagella di mia figlia l'anno scorso, e ci voleva la laurea per capire come andava mia figlia a scuola, perché tu non c'era un giudizio, per ogni materia c'erano quattro righe più quattro, e poi uno vedeva in via di prima acquisizione. Invece cosa vuol dire via di prima acquisizione? Poi mi ha spiegato: è insufficiente. Però non dico che è insufficiente, perché se dico che è 5 è insufficiente, il bambino si deprime. Se dico che è in via di prima acquisizione,
è il genitore che si deprime, perché non capisce se sono figlio ha studiato o non ha studiato. Però noi sorridiamo, però è un filone per cui tuo figlio non fa scuola, non fa niente a scuola, non studia, non fa i compiti, non porta il libro, non porta l'agenda, non porta il diario, però non gli posso dire che è da 5 o che è insufficiente, perché sennò povero cucciolo. Poi gli capita di andare in manifestazione e di prendere a sputi il poliziotto, però insomma siamo in democrazia e quindi è la libera espressione, poi non bisogna stupirsi se ci sono problemi sugli autobus, sui treni. Io da ministro dei trasporti devo garantire la sicurezza sui treni e nelle stazioni, e con una società che si chiama FS Security stiamo assumendo centinaia di ragazze e di ragazzi che portino sicurezza sui treni. Però io prendevo il treno, la metropolitana o l'autobus per andare a scuola, per andare agli allenamenti del pallone. Quando saliva il controllore, terrore. Adesso quando sale il capotreno c'è il gioco degli schiaffoni, c'è qualcosa che non funziona, quindi ripartire dalla famiglia, ripartire dalle basi, dire dei no, perché dire solo sì e lasciare il telefonino in mano al figlio per 6 ore per stare tranquilli non funziona. Poi però andando su magari reintrodurre qualche mese di servizio militare, servizio sì. Civile, magari un po' di spirito di convivenza civile. Io l'ho fatto, prima hanno chiesto quanti di voi hanno fatto il servizio militare, alzi la mano chi ha fatto il servizio militare, e le donne non potevano purtroppo, però io l'ho fatto. Il bello del servizio militare è che in quella camerata non c'era il figlio del ricco, il figlio del povero, il figlio dell'ingegnere, il figlio dell'operaio, quello simpatico. C'erano ragazzi che dovevano stare bene insieme, dovevano aspettarsi, dovevano pulire se serviva e dovevano imparare ad aiutare chi era in difficoltà. Ovviamente non sto riproponendo quello che funzionava 40 anni fa. Adesso magari si potrebbe fare qualcosa non di un anno ma di 6 mesi su base provinciale, quindi perché una volta eri di Milano ti mandavano a Catania, eri di Catania ti mandavano a Trento, era un casino. Adesso magari sei di Teramo, stai in provincia di Teramo, non ti mando in giro col moschetto come ai tempi che manco riusciva a sparare e devi stare attento, però un po' di nozioni di pronto soccorso, di salvataggio, di rianimazione, di intervento in montagna, di salvataggio in mare, di primo soccorso. E tu vedi che per 6 mesi, se devi rifarti il letto, se devi pulire la stanza e pulire dove hai mangiato, non è che apri il dibattito filosofico, no ma non è mio diritto non rifarmi il letto, rifatti il letto e non rompere i coglioni. Non è mio diritto. E ovviamente la sinistra su questo la pensa in maniera totalmente diversa, legittimamente. Quindi il voto Teramano di domenica c'entra direttamente con quello di cui sto parlando? No, ma ovviamente è un mandato anche a me, anche a noi, per dire o così o cos'ha. E ma faccio l'esempio della famiglia e lo dico sempre e ripeto, non entrando nel merito della libera scelta d'amore che spetta non allo Stato ma al cittadino. Qua siete centinaia di persone. Non mi interessa se ci sono eterosessuali, omosessuali, bisessuali, transessuali, pansessuali, polisessuali, ormai c'è tutto bene. Ognuno stasera torna a casa, bacia chi vuole, fa l'amore con chi vuole e passa la vita con chi vuole. Per me lo Stato non deve entrare in negozio con gli studi di settore, figurati se deve entrare in camera da letto a giudicare chi fa cosa con il proprio. Quindi ognuno è libero. Detto questo, su una cosa invece la Lega la pensa in maniera chiara e io personalmente non cambierò mai idea, e la sinistra la pensa in maniera diversa. E la scelta del voto in Abruzzo non è solo per un consigliere regionale, ma anche una scelta valoriale, una scelta di che Italia abbiamo in testa. Fatto salvo che ognuno è libero di amare chi vuole e passare la sua vita a fianco a chi vuole, io tolgo però da questa libertà totale degli adulti i bambini. Perché per quello che mi riguarda, il bimbo viene al mondo se ci sono una mamma e un papà.
e la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà. E non c'è l'utero in affitto, il bambino in vendita, sono delle porcherie. C'è la festa del venerdì, è l'8 marzo. Voi votate due giorni dopo l'8 marzo, e quindi ci saranno giustamente 6.000 trasmissioni televisive, la mimosa in ufficio, la rosa, il bacio perugina, sacrosanto. Come Lega sono orgoglioso che una nostra parlamentare, la Giulia Bongiorno, ha fatto approvare la legge che si chiama Codice Rosso, che impone di convocare le donne che denunciano una molestia entro i 3 giorni da parte del giudice, perché l'8 marzo lo devi festeggiare con i fatti, non con le mimose o con le chiacchiere. Però appunto, come fa, e su questo la sinistra, come fai a tenere insieme il diritto e la tutela della donna con una roba incredibile solo a dirsi, disgustosa solo a dirla, l'utero in affitto? Non so se vi siete mai soffermati su queste tre parole, che sono di una violenza nel 2024, di una bestialità. Utero in affitto, tradotto, famiglia ricca può permettersi di affittare il grembo di una donna povera per soddisfare una propria esigenza. Ecco, nel 2024 per me la donna non può essere venduta come un utero in affitto, è un crimine contro l'umanità, è un pensiero criminale l'utero in affitto. Invece per qualcuno è qualcosa che, insomma, ho diritto di avere un figlio, però non hai diritto di comprare il corpo di una donna per soddisfare il tuo diritto. E poi, sempre stando a sinistra, un'altra cosa su cui la pensiamo in maniera totalmente opposta, giù le mani dalle donne, sacrosanto, però da tutte le donne. Come fai a dire giù le mani dalle donne, finirò lì, sono d'accordo, però puoi dire che in Italia devono essere accolti e tollerati anche i fanatici islamici che chiudono in casa le donne perché non hanno gli stessi diritti dell'uomo, e anzi li coprono da capo a piedi come se fossero dei fantasmi? Però va bene. E quindi sono scelte di vita da qui a domenica. Vi lascio un'eredità, al di là di difendere il vostro territorio, e qua c'è gente della Lega che a livello di comune, di provincia e di regione, il vostro territorio, anche in Parlamento, l'ha difeso con le unghie e con i denti. C'è anche una scelta che guarda oltre. Vengo da Campi, dove alla fine c'era la porchetta, non l'ho mangiata, se no domani divento io una porchetta, in 2 giorni che mangio porchetta, quindi. Però quella è una scelta europea, e anche lì chi sceglie la Lega fa una scelta, chi sceglie legittimamente, ripeto, la sinistra fa un'altra scelta. Perché nel Parlamento europeo, che andrà a rinnovo a giugno, ed è un altro discorso, però il 9 giugno è dietro l'angolo, e la prossima Europa è quella che o si vince o si muore, per intenderci. Però il Parlamento europeo, noi abbiamo sempre osteggiato come Lega, a proposito di agricoltura, perché siccome l'uomo è ciò che mangia, se l'uomo mangia bene viene su in una certa maniera, se l'uomo mangia male viene su un po' storto. Bene, secondo la sinistra, siccome le bestie inquinano, le stalle inquinano, le vacche inquinano, i polli, i maiali, le galline, il futuro è il cibo sintetico, e quindi la farina di insetti e la farina di grilli, e quindi il finto latte, il finto formaggio, e la carne sintetica prodotta con processi genetici in laboratorio. Ecco, io sono un democratico, quindi se vuoi mangiarti l'arrosticino sintetico o farti una pizza con la farina di vermi, di insetti, col finto pomodoro, libero di farlo, però non in casa mia. Chi sceglie la Lega sceglie il cibo vero, non il cibo finto, la carne vera, il vino vero, il latte vero. E noi dobbiamo combattere perché nelle scuole qualcuno vorrebbe portare queste, che io mi permetto di definire, schifezze. No, non ai nostri figli. E qual è il progetto? Però andrebbe lontano, sapete come sulle parole crociate c'è quel gioco unisci i puntini, e c'è la pagina con delle robe che non capisci, poi se unisci i puntini dall'1 al 50 ti viene fuori la figura. Unisci i puntini, ma c'è una precisa strategia, sempre l'Europa, auto elettrica per tutti, dal 2035, sappiatelo, non si potranno più comprare né vendere auto a benzina e a diesel, solo elettriche, regolamento geniale dell'Unione Europea, per salvare l'ambiente, non è per salvare l'ambiente, e per aiutare i cinesi a vendere le loro auto elettriche cinesi, è un'altra roba, e per licenziare i lavoratori in Italia. Qual è? C'è un legame fra
l'auto elettrica, la casa green che devi rimettere a posto casa tua anche in provincia di Teramo, se no non vale più niente, la bistecca si... Sì, stanno preparando un futuro per cui chi ha i soldi non ha problemi. Chi ha i soldi può vivere, può lavorare, può stare tranquillo. Ha i soldi per l'auto elettrica, può andare a lavorare, magari non è il problema di Teramo. Però già oggi a Milano o a Roma, in alcune grandi città, se hai l'euro 5 o l'euro 6, non entri. Non entri, se hai il furgone o l'auto euro 5 o euro 6, non entri. E tu pensi di tutelare l'ambiente così? No, semplicemente danneggi chi è più in difficoltà, perché se uno ha l'euro 6 o se uno ha l'euro 5 di 8 o 9 anni fa, non c'ha l'auto che ha 8 anni per te fa figo. Probabilmente c'ha l'auto di 10 anni fa perché non c'è i quattrini per comprarsi l'auto nuova. E chi è che ci rimette? Stanno pensando a una società futura dove chi ha i soldi può tutto, può girare in macchina, può girare in moto, può andare a lavorare, può comprare casa, può mangiare bene, la carne vera, il latte vero, il formaggio vero, la pasta vera. Chi non ha i soldi si deve adeguare, quindi va a prendere i sottoprodotti al discount di quello finto, sintetico, e se non può cambiare il trattore, non può cambiare il furgone, mi spiace, deve arrangiarsi in un'altra maniera. Ecco, io non voglio che i nostri figli crescano in un paese diseducativo dove se hai i soldi puoi tutto, se non hai i soldi in qualche modo ti devi arrangiare. Non è l'Europa, non è l'Abruzzo, non è l'Italia che ho in testa. Dobbiamo avere tutti sul punto di partenza la stessa opportunità. Lo Stato deve rompere le scatole il meno possibile e non sarò contento fino a che anche questo governo e questo Parlamento non approveranno finalmente una pace fiscale definitiva che chiuda tutto il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, perché non è possibile che ci siano milioni di italiani ostaggio del fisco e dell'Agenzia delle Entrate. Vale per la pace edilizia, per tutte le difformità interne alle abitazioni che stanno bloccando milioni di immobili e non possono essere sul mercato. Quindi ovviamente tutti i temi su cui la sinistra la pensa in maniera totalmente opposta, perché dico uno sinistra, pace fiscale, inizia a inseguirmi. Ultimo tema, la sicurezza, lo dico perché ho fatto il ministro e su questo la pensiamo in maniera totalmente opposta, perché PD e 5 Stelle in Parlamento hanno votato per mandarmi a processo, e io infatti sono a processo e rischio 15 anni di carcere perché da ministro dell'interno ho fatto quello che non era mio diritto, ma secondo me era mio dovere fare, perché mi pagavate lo stipendio per quello. Sono a processo perché ho bloccato gli sbarchi degli immigrati clandestini nel nostro paese e l'ho fatto con orgoglio. E lo rifarei domani mattina, perché non possiamo aspettare tutto il mondo all'interno. Quindi lascio a voi quest'ultima settimana con una attenzione e precauzione. Abbiamo già vinto? No. I sondaggi dicono che siamo in vantaggio, è vero. Le statistiche dicono che in questi 5 anni abbiamo lavorato bene, è vero. I numeri dicono che in Abruzzo si sta meglio adesso rispetto a 5 anni fa, è vero. Abbiamo investito sulle strade, sulle autostrade, sulle ferrovie, sulle scuole, sugli ospedali, è vero. Però occhio, e lascio in mano vostra questi 7 giorni, perché la differenza la fa chi non vota. Chi non vota. Guardate quello che è successo in Sardegna. Sardegna, a furia di abbiamo vinto, siamo in vantaggio, uno si alza la mattina e si trova quell'altro. Quindi a Teramo, a Chieti, a Scala, all'Aquila, domani in negozio, a scuola, in fabbrica, in posta, all'Avis, alla Proloco, sabato in parrocchia, domenica alla partita di calcetto. Io mi aspetto tanti abruzzesi che decidono del loro futuro. Io c'ero ieri, ci sono oggi, ci sono stato nei mesi degli anni scorsi, tornerò martedì, tornerò giovedì, tornerò venerdì, poi sabato è il mio compleanno, fatemi un bel regalo di compleanno. Però tirate fuori in questi 7 giorni questa arma. Questa è un'arma da tanti punti di vista, perché ormai con i contenuti che girano, messa in mano a un bimbo di 6 o 7 anni, questa rischia di essere un'arma disastrosa. E qua stiamo anche ragionando non di censurare, ma di tutelare, di proteggere, di accompagnare i bambini, i minori.
perché ormai da questi circuiti passano episodi di violenza e cose assolutamente incredibili. Però in quest'anno voi avete la rubrica WhatsApp. Vi chiedo in questi 7 giorni di chiamare, di consigliare, di svegliare, di scaldare. Siate portatori sani di voglia di tenervi stretto il vostro Abruzzo, perché voi dovete andare avanti, non tornare indietro. Se arrivano quelli che hanno tenuto sotto mano questa terra per 30 anni senza fare un accidente, ha voglia di fare pedemontane, strade, autostrade, porti, aeroporti e ferrovie. Quindi tenetevi ben stretta quella che è una terra straordinaria, e io sono convinto che se tutti voi, tutti noi, faremo quello che io sto sentendo, annusando, toccando, respirando in queste settimane per i paesi d'Abruzzo, noi andiamo a letto domenica sera con il centrodestra che stravince e con la Lega che avrà un risultato straordinario. E poi la vostra fiducia la uso a Roma e a Bruxelles, perché bisogna vincere in Abruzzo il 10 marzo, ma il 9 giugno, e mancano meno di 4 mesi, bisogna andare a Bruxelles e cambiare completamente questa Europa, altrimenti, ripeto, i pochissimi che possono permetterselo faranno tutto, e i tantissimi che fanno fatica alzandosi alle 6 della mattina potranno fare poco e niente. Io ce la metto tutta, a volte sbagliamo, per carità di Dio, però per mantenere la parola data, e so che questa è terra di fatica, di sudore, di cali sulle mani, di serietà, per me la parola data vale più di 6.000 leggi, emendamenti. Ogni tanto qualcuno mi prende per fesso perché per aver mantenuto la parola rischio di finire in carcere per aver fatto da ministro quello che era mio dovere fare, però io la sera a letto, e non so se tutti gli altri politici possono dire lo stesso, mi addormento in pace con la mia coscienza, perché penso di aver fatto il mio dovere da ministro. Viva Abruzzo, viva la Lega, buona vita e buona vittoria a tutti voi. Grazie dal profondo del cuore. Se qualcuno vuole fare una foto, sono 200 euro a te.